Buonasera, bentrovati a questo appuntamento con l'informazione locale di Icaro TG. Dopo i recenti fatti del Cocorico, i luoghi della notte dei giovani sono sempre più sotto controllo in Riviera. Ieri sera i carabinieri di Riccione hanno effettuato un controllo ad ampio raggio dal lungomare alle discoteche e purtroppo si registrano ancora vicende di minori che abusano, questa volta di alcol. È finita con un controllo all'una alla discoteca Villa delle Rose di Misano, dove si stava svolgendo una serata in collaborazione con il Cocorico, la nottata dei carabinieri di Riccione. Nei locali i militari hanno identificato diversi ragazzi e controllato con l'ausilio di un'unità cinofila il parcheggio, dove sono state ritrovate decine di dosi di sostanza stupefacente nascoste. Una decina di giovani sono stati segnalati come assuntori. I controlli si sono svolti in collaborazione con i gestori del locale. L'attività era partita in prima serata dal Marano per abbracciare tutto il lungomare, anche quello di Misano e Cattolica, il centro e la collina. I titolari di due locali, un pub e un mini market di Riccione, sono stati denunciati a piede libero per aver somministrato alcolici a due quindicenni. In un caso la vodka era stata travasata in una bottiglia di plastica per eludere i controlli delle forze dell'ordine. Entrambe le ragazzine sono state ricoverate in coma etilico all'ospedale Ceccarini di Riccione. Sono state dimesse dopo alcune ore. 80.000 euro il totale delle sanzioni comminate durante il servizio. In tutta la scorsa estate furono poco più di 100.000. Due locali hanno ricevuto una sanzione di 6.000 euro ciascuno per somministrazione di alcolici oltre l'orario consentito. Per un altro esercizio, una multa da 300 euro sempre per aver somministrato alcolici a minori di 16 anni. Intanto la vicenda del Cocorico tiene ancora banco sui media nazionali e sui social network. Repubblica ha intervistato la madre di Tommaso, il 19enne di Città di Castello, sotto accusa per aver ceduto ecstasy a Lamberto Lucaccioni, il giovane poi morto. Dietro la morte di quel ragazzino c'è il mio fallimento di mamma, ha detto la madre. È finito in una storia più grande di lui. La madre si assume la responsabilità di aver fallito nel suo ruolo, ma ricorda anche che purtroppo fuori di casa, ormai per un giovane, c'è tutto a portata di mano. Ai genitori di Lamberto, la madre di Tommaso vorrebbe chiedere scusa, ma sentendo tutto quello che hanno detto del figlio in TV, ha avuto paura a chiamarli. Intanto il senatore di Alleanza Popolare NCD, Carlo Giovanardi, ha presentato un disegno di legge per vietare ai minori di 18 anni, neanche in caso che siano accompagnati da adulti, di entrare nelle discoteche che sarebbero poi sanzionate con multe fino a 20.000 euro e la sospensione fino a 3 mesi, appunto in caso non rispettino il divieto. Il presidente della regione Bonaccini, pur ritenendo legittimo il provvedimento del questore, ha commentato che la chiusura in sé non risolve il problema. Un giovane è stato portato all'ospedale infermi di Rimini in condizioni serie e preoccupanti per le conseguenze di una rissa avvenuta nel pomeriggio, poco dopo le 15, nel parcheggio dell'aeroporto Fellini di Rimini, rissa tra il figlio, appunto, del conducente di un pulmino di turisti e gli occupanti di un'auto. Il diverbio nato sull'Adriatica davanti a Fiabilandia per una mancata precedenza con tanto di gestaccio. Si è spostato nel parcheggio del Fellini, dove l'autista che ha accompagnato in aeroporto dei turisti russi è stato raggiunto dall'auto. Qui la discussione è degenerata, i contendenti sono venuti alle mani. Il giovane che era a bordo del pulmino sarebbe stato colpito da un violento pugno. Sul posto le ambulanze del 118, che lo hanno prima rianimato, poi vista la gravità delle sue condizioni, lo hanno portato all'ospedale infermi. La polizia di frontiera e agenti della questura che hanno prelevato gli aggressori per interrogarli. Nuovi controlli antiprostituzione ieri sera a Rimini da parte della Polizia di Stato con 10 agenti in strada e 3 negli uffici. Nel corso dei controlli sono state identificate 28 donne, sono stati elevati 18 verbali di contestazione per violazioni al codice della strada. Denunciate due donne risultate inottemperanti al foglio di via del questore. Sono stati inoltre raccolti gli elementi per notificare immediatamente altri 5 fogli di via. All'operazione ha collaborato anche l'agente della polizia rumena, aggregato alla polizia di Rimini per tutto il mese di agosto. Sono 55 a Rimini tra il 2014 e i primi 7 mesi del 2015 i provvedimenti adottati o in corso di adozione
Per lo sgombero degli appartamenti in cui sono state riscontrate situazioni di sovraffollamento abitativo, a seguito delle verifiche dell'ufficio igiene del comune in collaborazione con ASL e Polizia Municipale, tutte le ordinanze di sgombero sono a carico di proprietari di immobili di nazionalità italiana, in buona parte residenti a Rimini, proprietari che spesso affittano i locali, in almeno 45 casi, a cittadini stranieri, persone che accettano di vivere in ambienti non idonei e spesso con condizioni igieniche al limite. Gli immobili sono in gran parte in zona mare, a sud come a nord, e ospitano inquilini provenienti in particolare dal Nord Africa, dal Senegal e anche qualcuno dai paesi dell'est. Gran parte delle ordinanze sono state emesse durante l'estate, tra giugno e settembre. I risultati dei controlli confermano lo stretto legame tra sovraffollamento e abusivismo. Dopo il rinvio della seduta di ieri, subito dopo l'appello per la mancanza del numero legale, erano presenti solo 14 consiglieri, si è regolarmente aperta nel tardo pomeriggio la seduta del Consiglio Comunale di Rimini, dove questa sera si parla del bilancio di previsione di Rimini Holding 2015-2017 e dell'atto di indirizzo per il progetto del Parco del Mare. La seduta è regolarmente iniziata, questa sera c'era anche un numero legale più basso, ma servirà un numero più alto, ricordava ieri il consigliere Galvani, per avere l'immediata eseguibilità delle delibere approvate. La seduta è in diretta, come sempre, sul nostro canale newsrimini.tv, il canale 614. Nell'ambito degli incontri dei lunedì di Viserba, organizzati dalla locale parrocchia di Santa Maria, lunedì sera si è svolto l'incontro dal titolo «Proteggere la terra, nobilitare l'umanità». Al centro della serata, che ha visto la partecipazione del vescovo Landiasi e dell'economista Stefano Zamagni, c'era la recente enciclica di Papa Francesco, la Laudato Si. L'incontro sarà trasmesso integralmente su Icaro TV venerdì alle 22.15 e su News Rimini TV, canale 614, martedì prossimo alle 21. Ve ne proponiamo alcuni passaggi. Se non cambiamo il cuore non c'è niente da fare. Questo è il punto. Perché noi pensiamo di risolvere i problemi solo agendo sulla dimensione cognitiva. È chiaro che quella è importante, ma non è così. Se noi non cambiamo il cuore inteso come luogo, deposito dei sentimenti morali, avrebbe detto Adam Smith, non c'è niente da fare. Questo è un certo errore che il cosiddetto, come dire, mito tecnologico o tecnicista ci ha fatto credere. Che con la tecnica si risolve, non è vero niente. La tecnica è importantissima e utilissima, però la tecnica va governata. Grazie al professor Zamagni, che ancora una volta ci ha fatto volare alto con le sue distinzioni sempre così chiare, con il suo linguaggio sempre così efficace. Grazie a Papa Francesco, che questa sera ci ha invitato indirettamente, perché non ci ha potuto invitare direttamente, però ci ha dato l'occasione di riflettere su questo tema così, così grande, così impegnativo, drammatico, lo definisce lui stesso, e cioè la custodia della casa comune. E in chiusura, prima di rimandarvi all'appuntamento col meteo dopo questa edizione, vi ricordo in tema di meteo appunto che è attiva una nuova fase di attenzione emanata dalla Protezione Civile regionale per il calore, fase di attenzione partita questo pomeriggio e che si concluderà venerdì. Temperature massime nelle pianure fino a 37 gradi, sulla costa dove ci sono i venti di brezza potrebbe esserci anche qualche grado in meno, ma comunque un'afa che è ritornata a livelli abbastanza consistenti. Per noi è tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito e buona serata.